Antonella Clerici confessa. Ho pedinato il mio ex. Scopri i dettagli piccanti. Antonella Clerici, una delle conduttrici televisive più amate e conosciute in Italia, ha recentemente rivelato alcuni aspetti intimi e personali della sua vita in una lunga intervista concessa alla Stampa. A 59 anni, la presentatrice di Rai 1 ha condiviso esperienze e riflessioni che mostrano un lato più umano e vulnerabile, lontano dai riflettori della televisione. Uno degli aspetti più sorprendenti della sua intervista riguarda la gelosia. Antonella ha ammesso di essere stata molto gelosa in passato, arrivando persino a pedinare il suo ex partner. Questa confessione ha sorpreso molti, poiché mostra un lato inaspettato della sua personalità, diverso da quello che il pubblico è abituato a vedere in televisione. La Clerici ha raccontato di aver subito un tradimento, ma ha anche sottolineato come la nascita della sua figlia Maëlle, avuta dal suo ex marito Eddie Martens, abbia cambiato la sua prospettiva sulla gelosia. Da allora ha deciso di non essere più controllante, cercando di vivere una vita più serena e libera dai sospetti e dalle insicurezze che spesso accompagnano la gelosia. Attualmente Antonella Clerici è legata sentimentalmente a Vittorio Garrone e la loro relazione è descritta come meno controllante e più serena. Questo cambiamento nella sua vita amorosa riflette una maturità e una crescita personale, mostrando come sia possibile superare le sfide emotive e costruire relazioni più sane e soddisfacenti. Un altro tema toccato durante l'intervista è stato quello della menopausa. Antonella ha parlato apertamente delle sue difficoltà durante questo periodo, come il non poter seguire una terapia ormonale e la ricerca di alternative. Ha affrontato problemi di peso e gonfiore, ma ha anche sottolineato che la menopausa non segna la fine del desiderio sessuale, ma richiede un po' di ingegno per mantenere una vita intima soddisfacente. In conclusione, l'intervista di Antonella Clerici offre uno sguardo profondo e sincero su temi importanti come la gelosia, le relazioni amorose e le sfide della menopausa. La sua capacità di affrontare queste sfide con coraggio e determinazione è un esempio di come sia possibile superare le difficoltà e trovare un equilibrio nella vita personale, anche sotto i riflettori del mondo dello spettacolo.